Oggi non si assaggia, oggi si parla, oggi si discute, oggi ci si conosce, perché l'obiettivo di Fattore Comune è conoscersi. Punto, basta. Io la prima volta quando lo spiegai in regione mi dissero: ma come? Ma fai un'iniziativa per conoscere. Punto e basta. Ho detto sì, perché dopo aver conosciuto le persone si possono fare dei progetti e fare delle cose insieme. In territoriale vuol dire promozione del turismo, promozione del territorio, promozione anche dei prodotti, quindi dell'agricoltura, delle aree protette, un po' di tutto quello che di bello abbiamo come regione. Un prodotto giovanissimo, nato negli anni 30 del secolo scorso, quindi le prime, diciamo, vere attività commerciali di diffusione sono avvenute una decina di anni fa, qualcosa in più. E oggi noi ci ritroviamo in una situazione in cui rischiamo noi di sparire, cioè il vero prodotto rischia di sparire a causa delle sue numerose. Ci sono giovani che invece di abbandonare magari quella terra hanno deciso di rimanere e di contribuire al successo di questa denominazione? Ma sì, anche perché comunque diciamo che anche oggi la rappresentanza è giovanile e comunque anche negli ultimi anni sia nel consiglio comunale ma anche nel consiglio della Proloco, diciamo, la maggior parte è composta da giovani e cerchiamo di valorizzare sempre di più il territorio ecco, partecipando a questi eventi e, ma anche attraverso il scopritore della Caciotta, Michelangelo. Ah, vedi? Lo salutiamo, tra l'altro. Risaliamo indietro, andiamo nel 1500, quando Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina, affittò dei terreni vicino Urbania, sì. Vicino Urbino, a Urbania, che si chiamava Castel Durante, e aveva un fattore, quindi il fattore comune, ma lì era il fattore del terreno che gli conduceva i poderi, che si chiamava Amadori, detto l'Urbino. Comune di Asti, ringrazio qui Riccardo Riglia, che è l'assessore cibo, vino, turismo e agricoltura di Asti, e quindi siamo molto attivi su tutto quello che è l'attività, certo, di promozione, di tutela e di valorizzazione. È diventato di nuovo un prodotto per giovani? Direi proprio di sì, insomma ci siamo dati da fare negli anni insieme alle aziende che chiaramente fanno un lavoro importantissimo nell'esportazione, nella vendita del prodotto. È uno dei prodotti più esportati, cioè è una delle bollicine più esportate d'Italia. Il prodotto di Cuneo è uno delle otto DOP prosciutti in Italia ed è l'ultimo riconosciuto per l'esattezza. Ed è piccolino come realtà. Il prosciutto di Cuneo nasce come tanti altri prosciutti da una storia che, come dire, di mille. Quando uno entra in un supermercato che si trova milioni di prodotti esibiti in diversi modi, però solo quelli che hanno quei due bollini lì hanno alle spalle un disciplinare di produzione dove c'è un patto ben chiaro tra il produttore, indico il produttore, e il consumatore, dove uno dice: io non ti dico che il mio prodotto è il più buono, ti dico però com'è fatto in tutti i passaggi, e c'è un qualcuno esterno al consorzio che lo va a verificare. Un rosso estremamente moderno, perché è un rosso che non è particolarmente tannico, è un rosso che si abbina a una cucina ovviamente ligura, ma in virtù di queste sue caratteristiche di leggerezza, come direbbe Calvino, anche a piatti di pesce, anche a carni bianche, e anche a una cucina internazionale. Un valore che rappresenta fatica, che rappresenta sacrificio, che rappresenta lavoro di generazioni. Pensate soltanto all'opera dei muretti a secco, dal mare fino ad arrivare ai 600 metri, una pietra sopra l'altra, cioè è stata una rivoluzione. Una rivoluzione conquistata con tanto sudore, e quindi il Ligure non è che sia avaro, il Ligure dà il giusto valore alle cose, è parsimonioso, logicamente, perché non si butta via niente, perché tutto costa molto sacrificio. Il basilico sta crescendo e sta crescendo tantissimo quello che è il legame dell'ingrediente caratterizzante a cui si deve poi di fatto storicamente, perché nasce il pesto, come mai nasce qua e non da un'altra parte? Siamo mai chiesti questa cosa? Questa è una cosa che raccontiamo anche. È nata qui, in questo fazzolettino di terra, non si sa per quale motivo. Chissà l'aria, dicono, ma non o l'acqua, ma non è questo. Credo che sia proprio la conoscenza, diciamo, di aver tramandato un sapere antico e di averlo portato poi nelle nostre tavole. Credo che sia poi questo il segreto.